Buonasera anche da parte mia a tutti e vorrei fare alcune premesse. La prima rivolto al tenente colonnello e se dice che deve arrestarci, io arrestarsi personalmente, io mi metto in lista per essere il suo avvocato e trovargli il miglior avvocato di questa terra perché lo merita. Ha detto delle cose saggissime, ahimè io sono una componente di una banca. E vado verso di lui come Abramo parlava con Dio che voleva distruggere il suo nome con Abramo e quindi cercava di trovare una persona, in questo caso una banca sana. Sapete come è andata a finire? Sodoma e Gomorra sono state distrutte, probabilmente non è stata trovata nessuna persona saggia che meritava appunto la non distruzione della città. Io spero che quello che dirò faccia il modo di essere un po' la mosca bianca, cercare di essere la mosca bianca. Quindi quello che porto è un lavoro fatto da una banca, che però è una banca diversa, deve essere una banca diversa, e vuole essere un po' quello che diceva il Presidente della Camera di Commercio, cioè una banca che cerca di agire su un piano culturalmente diverso, ma anche economicamente diverso. La seconda premessa che voglio fare è proprio a queste ore, la settimana scorsa io ero a Torino all'inaugurazione di un bar che si chiamava Bar Italia, che è stato successivamente rinominato Bar Italia Leader da parte appunto di Leader. Bene, questo bar era un bar dove si sono fatte tutte le contrattazioni nell'Atlantica in Piemonte e udite udite si trova di fronte la caserma più importante della polizia e a 20 metri dalla caserma più importante dei carabinieri. Fino a qualche anno fa a Torino parlare di mafia voleva dirsi nella regione, voleva dirsi gettarsi non solo la zappa sui piedi ma di prendersi delle denunce e addirittura delle interpellanze sia in consiglio provinciale regionale che poi nei vari consigli provinciali. Abbiamo visto come è andata a finire. Abbiamo visto come è andata a finire in Lombardia, abbiamo visto come la mia regione è il Veneto, ma qui Veneto sono l'unico non operatore diretto qui nel Martigiano, nelle Marche, però devo dire che quanto ho sentito oggi, precisamente dai due personaggi, quindi la magistratura e la polizia, mi rallegra molto anche con le difficoltà che hanno avuto, perché ho trovato una freschezza, una presenza assolutamente importante. Purtroppo l'Italia è un popolo che si accorge delle cose ex post e poi addirittura va a dire perché non ce l'avete detto. E il solito discorso, abbiamoci il partito. Senza dimenticare che noi siamo, dimenticandoci che noi siamo italiani. E perché questo è importante? Perché tutta la nostra economia è importante. Allora, se io vado a vedere la considerazione della Banca d'Italia, che poco vedremo per le ultime, mi si dice che nel 2011 il danno che abbiamo stimato, si è stimato il valore del reato di riciclaggio per un totale pari al 10% del PIL. 10% del PIL di questi tempi, potete immaginare che cosa vuol dire, quanto si toglie. Questo grazie alla criminalità organizzata in particolare. E allora come banca abbiamo avuto questo incarico della Commissione Europea, abbiamo realizzato un progetto che si chiama SCORE, che è un acronimo in inglese che sta per Stop Crime on Renewables and Environment. Cosa vuol dire? Stop ai crimini sulle energie rinnovabili e sull'ambiente. In particolare questo progetto ha vissuto due momenti importanti. Il primo momento, quello che abbiamo svolto noi come banca etica, che ci siamo occupati da una parte dell'antiriciclaggio e quanto poi è emerso nell'attività criminalizzata, organizzata e mafiosa nei confronti delle fonti rinnovabili, cosa che a noi sta molto a cuore, e in un altro momento con altri partner
altre entità di questo genere, relativamente a qualche cosa di cui voi credo che non abbiate mai sentito parlare. Tutta una serie di reati antimafiosi che si commettono, ad esempio, nei boschi, nell'importazione di legname, nell'importazione di funghi, di tartufi, eccetera, eccetera. Sono cifre incredibili. Quanto è successo e sta succedendo in molte regioni italiane, specialmente ad alta vocazione forestale, è emblematico. Che vanno dalle situazioni molto banali, tipo le pilots, a realtà molto, molto più complesse, addirittura tragiche, come hanno insegnato le indagini, ad esempio della Atlantica, per quanto riguarda l'importazione di legni provenienti non solo da paesi con certe situazioni, ma addirittura anche legni contaminati, vabbè, dice, ci può stare, perché riguardava le bare. Quindi esiste una situazione di realtà così complesse, così difficili, che noi non ce ne rendiamo conto. Allora, tenere altro una barra, come ci raccontava il procuratore e poi ci ha accusato come bene il colonnello, è essenzialmente importante per il senso di fatto che siamo italiani. Allora, io il progetto Scolo l'ho portato avanti in questo modo, dal punto di vista quindi di riciclaggio, abbiamo visto varie cose, me ne potrò dire purtroppo molto poche, ma più che altro anche l'avere accento sulla realtà del territorio, perché quando si parla di energie rinnovabili, si parla di foreste e così via, vuol dire internarsi in un territorio. E come noi ci chiamiamo in un territorio perché lo riteniamo bello, sensibile, utile, giustamente da sfruttare per fini culturali, turistici e così via, dall'opposto viene considerato estremamente interessante, ma per altri vengono motivi che conoscete, da parte della criminalità organizzata, che tende a gestire il territorio, a dire io ci sono. E guardate, Colonnello l'ha detto molto bene, il problema di oggi, ad esempio dell'usura, non è tanto i numeri che riesce a produrre, perché la criminalità organizzata ha numeri ben maggiori, in realtà, come è stato detto, gli investimenti nelle finanze speculative sono di gran lunga superiori a quanto può dare la gestione del territorio, la piena del pizzo e così via. Però quello è essenziale, proprio per, da quanto ho potuto valutare, per mantenere il controllo del territorio. Ed è questo che è importante. E quella realtà così sotterranea a cui si faceva riferimento è proprio in funzione delle cose che vanno fatte così, cioè la vera mafia non è quella che si vede, non abbiamo più il camorrista del Novecento che si vestiva in un modo apparente perché tutti lo potessero riconoscere. Oggi abbiamo una realtà estremamente più difficile e più subito. E devo dire che il comportamento delle banche tante volte ne viene a meno, no? Purtroppo, giustamente, diceva il colonnello. Allora è evidente che questa ricerca adesso in luce alcuni aspetti, però volevo anche qui precisare alcune cose. Questa ricerca che abbiamo fatto, che si è conclusa, è stata data alla Commissione europea, è stata data ai parlamentari, eccetera, eccetera, per risolvere, quantomeno per far conoscere parte del problema, è stata svolta anche con i suoi colleghi, parlo del colonnello, in particolare tengo a citare, probabilmente mi conoscerà, con la DIA, con la Direzione Investigativa di Mafia. Prima con il questore Marino e successivamente con il colonnello della Guardia di Finanza, colonnello Baldassarri, quello che ha operato a Napoli, appunto, e successivamente con il maggiore Lipolis, che sono nella commissione italiana per l'antiriciclaggio internazionale, quindi sono persone estremamente competenti. Quindi questo è il progetto Scora. Perché Mattetica? Perché Mattetica è nata appunto in una situazione di venire incontro alle esigenze dei cosiddetti non bancari, si è resa conto che non si poteva agire pienamente in nessuna parte del territorio locale, nazionale e quindi locale, se non si andavano a trovare le proprie situazioni per gestire e per realizzare l'economia sociale. E quando si realizza l'economia sociale, tra i nostri associati ci sono non solo
molte 30.000 persone fisiche, ma abbiamo moltissime persone giuridiche, tra le quali regioni, province e comuni di qualsiasi colore politico. E quindi quando si tratta di ragionare su queste cose dobbiamo capire quali sono le problematiche che abbiamo in conto. In tale veste non si poteva non scontrare con un fenomeno mafioso. E noi, in maniera molto semplice, facciamo proprio queste cose, cioè ad esempio a Palermo, in tutta la Sicilia, finanziamo le imprese di Bio-Vizio, perché è molto facile per un'impresa pagare il vizio, perché così anche rapporti bancari, rapporti assicurativi, ma se comincia a non pagare il vizio, scompaiono tutte queste possibilità. E allora queste persone cosa fanno? È l'unica possibilità che c'è stata nell'ultimo tempo, quando Bio-Vizio ha cominciato ad essere esternato, ad dare dei contributi, e che battaglia di finanza, non solo ma con l'Ibera, abbiamo un rapporto molto stretto, finanziamo tutte le attività cooperative che sono nate sui terreni sequestrati alla mafia, non solo in Sicilia ma in molte parti. Noi stessi alla Lamezia Terme abbiamo un ufficio in un bene sequestrato alla mafia, anche noi siamo stati oggetto di minacce e cose di questo genere. Anche noi quindi sappiamo sulla nostra pelle, la pelle dei nostri soci, che cosa vuol dire lavorare, finanziare delle cooperative a casa di principe. Non è facile, te lo posso assicurare, però questo non solo per coscienza ma anche per cittadinanza attiva. Non possiamo dire vita con il territorio è quello che è, no, potremmo dire a posteriori, ritroviamoci fra 4 o 5 anni, andiamo a vedere cosa è successo. Allora, a questo punto di vista io prendo in esame alcune situazioni che mi sono state poste dai richiedenti il mio intervento. Il primo è qualcosina relativamente al problema dell'usura. Il problema dell'usura è stato già accennato, io ne parlerò in qualche cosa, spero qualche cosa di leggermente diverso. L'usura è una realtà che in Italia c'è da sempre, e molte volte è favorita anche dai comportamenti illeciti all'interno della banca, qui il territorio è una situazione abbastanza complessa, data anche dal budget e così via, quindi molte volte ci sono anche degli operatori fedeli che sono collusi. Però il problema che riguarda il credit crunch, che oggi, compariamo come oggi, è decisamente importante, cioè la forte riduzione del credito. La forte riduzione del credito che a scontrarsi con qualcuno che ha, come è stato già ampiamente detto, il ridico, grossa abilità. Un problema che intravedo molto forte è quando noi facciamo parte di una critica della più importante fondazione a chiusura d'Italia, che è quella sempre di Liga, no? Interesse uomo, troverò con lui, mi sono trovato a Potenza qualche settimana fa in tutte le più alte comunità proprio per mettere a punto un piano di impresa. Prossima sarò a Rovigo proprio su questo aspetto. Io vedo un grande problema che forse è tante volte disatteso. Guardate che ci stiamo accorgendo che il credit crunch non è solamente delle banche, ma anche di molte finanziarie che non riescono più a dare quelle modi di credito che davano, perché anche loro stanno risentendo di tutta una serie di situazioni. Quindi il ricorso a persone esterne al credito è sempre più forte ed è sempre più tangibile. Quindi noi stiamo mettendo a punto degli strumenti, noi possiamo contrastare questo fenomeno, come dicevo, riappropriandoci del territorio e quindi cominciando con i nostri soci, insieme con la società civile, con l'Ibera, eccetera, eccetera, con l'ARCI, con le ARCI, a mettere a punto tutta una serie di procedure che vanno ad esempio dalla formazione e l'informazione alle famiglie di come gestire il proprio bilancio familiare, sembra una cosa strana, però molti non sanno quant'è il massimo disponibile per un indebitamento e formare ad un risparmio, che in Italia si vede che il risparmio sta sempre più diminuendo. L'Italia è sempre stata decisamente virtuosa per quanto riguarda l'indebitamento globale, siamo sotto il 50% come nazione, della Germania e di altri paesi nord europei che sono sul 70-80% per arrivare agli Stati Uniti che sono
sul 120-130%, bene, perché l'Italia, gli italiani hanno sempre fatto il passo con debitamento molto più corto, diciamo, una volta era quasi di un'unica avere dei debiti. Ecco, abbiamo visto che ultimamente il risparmio è stato allargato, ma la classe media si sta indebitando anche sempre di più. Quindi la situazione di difficoltà è tale, per cui è molto facile che poi si caga in altre situazioni. Quindi una formazione globale, una realtà di riprendersi la cittadinanza, di andare a vedere, di stare vicino, è assolutamente fondamentale. Un altro aspetto che mi è stato chiesto di trattare è quello della responsabilità sociale dell'impresa, metodologie, modelli, strumenti di valutazione. Allora, qui è un terreno nel quale come ricerca score abbiamo lavorato moltissimo. Ci siamo accorti di varie situazioni. La prima, che nelle banche dovrebbe essere, e chiedete qualcuno di voi è sicuramente socio di una banca. Bene, richieda a questa banca come si comporta in questo tipo di attività, quali procedure mette in atto. Ad esempio, tutto deve partire dal regolamento del credito, che deve essere nuovo, che deve essere interessante, che deve essere aperto anche a queste possibilità di anche riciclaggio. Perché se non ci mettiamo anche noi, come sistema bancario, a collaborare con le forze di polizia e con la magistratura, noi lasceremo loro un compito che giustamente, come diceva il procuratore, non potranno più far emergere che piccole cose anziché grandi cose. Ma guardate che ci dimentichiamo tutti, non credo che facciamo carriera sulle quantità, io credo che una buona magistratura fa carriera sulle qualità, diceva Giacinto Dragolini ancora nel 1700. Abbiamo un problema che quindi dal regolamento del credito dobbiamo cominciare a lavorare intensivamente con il territorio, quindi va bene una responsabilità sociale dell'impresa che si richiede alle imprese, e qui parlo in casa in casa della Camera di Commercio, ma non come quella che è stata fatta fino adesso, come quella da apparenza, da marketing, da fogli più o meno platinati, no, una vera responsabilità sociale dell'impresa in cui l'azienda si sposa con il territorio si sposa con l'azienda. Questo è il nuovo modello economico, sono un economista di formazione, anche se la prima laurea è anche in giurisprudenza, ma in qualche cassetto mi ricordo come procuratore. E quindi in maniera economica, perché questo è importante dal punto di vista proprio di socialità generale. Allora la responsabilità sociale mi porta effettivamente ad avere anche dei codici etici, come vedremo tra poco. Questi codici etici sono stati importanti, perché una nuova legge che deve ancora vedere qualche livello attuativo, che è quella del reddito di legalità, che dirò tra poco, prevede anche dei codici etici che, in base alle quali, una procedura anche qui della magistratura, di quale il corso giudiziario e così via, è importante. Ancora, noi come banca abbiamo una particolarità che e l'abbiamo confrontata con una serie di personaggi bancari nel percorso scuola. Abbiamo solamente studiato, era questo il mandato della comunità europea, era quello anche di metterci in contatto con le altre situazioni bancarie. Tengo a precisare, peccato che il Presidente è dovuto andare via, ma il primo incontro che abbiamo fatto per vedere, di capire come istituti di credito, come istituti di credito agire insieme su questo aspetto, in particolare sulle energie rinnovabili, è nato proprio a Ragusa, e dove? Nei locali della Camera del Commercio di Ragusa, insieme con la Banca Popolare di Ragusa e altre banche dell'uomo presenti da parte d'Italia. Allora, da qui è nata, sono nate due esigenze. La prima è quella di di proporre in maniera molto semplice un modello che Banca Etica ha assunto come primo istituto in Italia, che è quello di una doppia istruttoria. Cioè non abbiamo solamente la classica istruttoria di merito di credito che è un obbligo di legge, ma anche di economia, che facciamo, quindi andare a vedere se l'azienda può o meno permettersi il finanziamento, perché sono le rate, fino a qualche tempo fa, io ho lavorato a lungo in borsa e anche con l'IMI, quando c'era ancora l'IMI, quindi non c'è più, posso dirlo, è un istituto di credito a medio lungo termine, il più grande d'Europa, in fondo, l'unica cosa che interessava era che l'azienda gli ridesse i soldi. Che cosa ci faceva? Non andava.
oltre alla classica istruttoria di merito di credito, fa un'istruttoria socioambientale. L'istruttoria socioambientale, che alcuni di voi possono vedere, è stata inserita in questo volumetto che abbiamo fatto, proprio su un toolkit di quanto è maturato, e nelle ultime pagine ci sono circa una trentina appunto di cartelle dedicate a questa istruttoria socioambientale, che ha il 50% di corresponsabilità insieme con la istruttoria di merito di credito. Questo tipo di istruttoria va a valutare tutta una serie di requisiti dell'impresa, che molte parti sono intangibili in un certo senso, di chi si augurava il presidente della Camera di Commercio, e che vanno a valutare l'impresa nel suo essere in, nel suo esserci, per esempio il design, come diceva Heidegger, cioè una situazione di quello che effettivamente è l'impresa, come si comporta dal punto di vista legale, dal punto di vista di osservanza delle normative, dal punto di vista della responsabilità sociale, dal punto di vista della gestione del genere, dei rifiuti, eccetera, eccetera. E quindi la realtà della vita di questa azienda che viene alla pari, e solamente se tutte e due le istruttorie sono positive, il finanziamento lo diamo, altrimenti non lo diamo. Questa è una situazione importantissima ai fini dell'antiriciclaggio, della gestione, perché è molto, molto difficile che nelle nostre maglie possano incappare, cioè li troviamo tutte quelle situazioni di rischio che anche la comunità organizzata porta. Noi, proprio per la nostra dimensione di banca etica, potremmo avere questo rischio, cioè, e abbiamo avuto qualche settore, qualche volta, che potremmo essere un luogo dove molte persone, o alcune persone, pensano: se io dico banca etica, vuol dire che sono tranquillo perché mi danno quasi la patente di eticità, cosa che non è vera, però capite che avere un socio bancario che porta queste cose a inficia anche ai fini di Basilea e tutta una serie di questioni. Allora, sono verso la fine, abbiamo creato poi una griglia di valutazione per ogni banca di come si deve comportare la banca, quindi questa è stata discussa in Asso Popolari e in Federcasse, e speriamo che venga anche accettata dal sistema. C'è un'altra cosa che è importante per la società civile, Chairman diceva appunto di come noi potremmo essere una buona prassi per la realtà della gestione anche del territorio. Si tratta di quegli strumenti che vengono chiamati multi-stakeholder per quanto riguarda la gestione del territorio. E qui devo dire che francamente, qualcosa ci diceva anche il colonnello, che esistono degli interventi dello Stato che vanno in quella direzione. In particolare c'è stata la legge del 13 agosto 2010, la numero 136, che è il piano straordinario antimafia, che ha messo in atto tutta una serie di procedure che devono essere in atto dalle istituzioni. Poi abbiamo il cosiddetto codice antimafia del 6 settembre 2011, abbiamo tutta una serie di altre situazioni che adesso qui non vengo a dire perché sono veramente abbastanza tante. La cosa però che è più importante è una di queste, che risale con la legge numero 62 del 2012, che tratta appunto del reddito di legalità. Il reddito di legalità è un aspetto estremamente importante, però appartiene solo a un certo tipo di aziende che hanno quantomeno un capitale sociale piuttosto elevato, si parla di 2 milioni di euro, e quindi con tutta una serie di procedure. Il problema è cosa fare per tutte le altre imprese. Quindi urge effettivamente che ogni banca, ma ogni attività sociale, possa mettere in atto quel piano che noi proponiamo come una valutazione socioambientale, proprio per venire incontro a queste cose. E poi l'ultimo e concludo, due aspetti. Il primo aspetto, dobbiamo cominciare a ragionare come modello, come si dice, di sussidiarietà circolare. Cioè dobbiamo cominciare, e qui forse questa regione, quindi io invito il procuratore e il colonnello, che sicuramente saranno partecipi in maniera positiva, spero, di questa mia richiesta, e attuare questo accordo di legalità e sviluppo, che ricade con una legge
300 umane del 1900, del 2012, con il protocollo, con i relativi protocolli operativi, cioè cosiddetti protocolli di legalità. Cioè è arrivato il momento in cui si facciano dei tavoli di molti stakeholder in cui siano presenti non solo le banche, cioè non solo gli enti preposti che abbiamo visti qua, ma addirittura con la Camera di Commercio, addirittura con le banche presenti sul territorio e con tutte le società in realtà della società civile. Perché il problema, ripeto, non è capirlo esatto piuttosto che trovarselo la risposta, ci costa a noi per tutti. Vi dico solamente un'ultima cosa per quale chiudo, sui reati ambientali. Reati ambientali, ufficialmente con la legge che ha, diciamo così, con i contributi per quanto riguarda le energie alternative, come voi sapete, ha scatenato un multiferio, cioè tutti si sono messi a creare, a fare energie alternative. E poteva la mafia non accorgersi di ciò, e quindi ci sono parecchie situazioni di estremamente gravi, a sentenza definitiva che sono arrivate alcune, però queste che sono arrivate a fine ci hanno dato qualche situazione. Ve ne dico una sola, l'operazione è fatta nel Trapanese, dove con la costituzione di una SRL, quindi di pochissime migliaia di euro, come voi mi insegnate, costruite dalla mafia locale con un imprenditore trentino e con altre agganci, si è arrivati appunto ad avere tutte le autorizzazioni e così via, e se riuscite a vendere poi questa SRL tramite circuiti internazionali ad altri imprenditori, tra cui anche imprenditori di Verona, e si è arrivati a far sì che da poche migliaia di euro siamo arrivati alla vendita del pacchetto interno per oltre 6 milioni di euro. Questi 6 milioni di euro hanno motivato quindi con delle banche, specialmente banche straniere, che hanno finanziato per oltre 120 milioni di euro, e quindi siamo arrivati ad una situazione incredibile. Questa è l'operazione euro che è stata arrivata a sentenza definitiva. Poi ci sono altre operazioni che si stanno mettendo in atto, e lì abbiamo veramente una situazione complessa in cui gli avvocati dovrebbero, come era stato spiegato, metterci le mani dentro, perché si tratta di operazioni, come è stato dichiarato dalla procura di Reggio Calabria, in cui si parla di fideiussioni false, di perizie false e tutta una serie di questioni, e queste cose vengono fatte naturalmente da liberi professionisti locali. Scusate, ma per spiegare mezz'ora una serie di questioni, io non sono bravo come la dottoressa e come il colonnello, però mi danno una speranza per il futuro. Fin quando abbiamo queste persone, noi potremmo dormire sogni tranquilli. Non è così. Non è così perché io, francamente, in questa situazione di economia che va allo sbaglio, che non riusciamo a creare, io non sono così convinto che ne usciremo. Buoni motivi, se tranquilli per capire che le cose troveranno ancora in difficoltà forti. E quando so che la mafia contribuisce a tutto ciò, che i miei figli, che i miei nipoti non troveranno lavoro per colpa di queste persone, che noi stiamo zitti, non mi sta bene, non mi fa dormire per notte. Io spero che faccia dormire voi, ma io non ci do. E credo che neanche voi da questa sera dovete dormire tranquilli. Se le mafie sono quelle che sono, una regione che io sto propagandando in tutta Italia come buona esperienza del mondo della cooperazione, come mondo della famiglia, come mondo di tante altre cose, è il momento giusto perché voi mantenete alta guardia su queste cose e fate qualche cosa che sia innovativo per il resto d'Italia. Se non lo fate, signori, io non so cosa faccio, difficilmente però per rompere in pagazza. Vi ringrazio.